ました。Rimane solo un Ghostbuster. Qui con la call Ghostbuster. Ok, c'è molto. Non è proprio così. No, dai, cioè. Tutto any percent speedrun, cioè. Mi ricordo. Se che morirà mai. La mamma morirà sicuro questo. Che voce ha 0-4? Mamma e mamma! No! Cosa che... Ciao! Morirà! Dio! Ok, spero si sente tutto. Togliamo un secondo se basso un po' questo. Ok. Buonasera, buonasera a tutti. Ok.
Comunque, a parte se va bene che rovino il server, comunque sono arrivate le mod di Halo. Allora, adesso comunque, deve essere un RP, ma non so se stavano saltando. Beh, lasciamo perdere. Successo. Allora. Sera. Da che parte andiamo? Ah, di qua? Ok. È morto 96, non ho capito che è successo. Ovviamente qua c'è checkpoint. Mette checkpoint. Mette checkpoint 96 è morto. Non c'era più nessuno. Non lo so, ho trovato un'uscita e vediamo. Io avevo l'intenzione di farlo.
fare chiunque era dei due che era nella Pocket Dimension. Ma mi sono trattenuto. Cosa? Chiunque era nella Pocket Dimension. I primi. Due armi, una pistola e un MP7. Volevo spararvi, ma mi sono trattenuto. In realtà volevo spararlo io prima a casa di, ma comunque è vendabile, sai. Io non l'ho guardato mai. Non puoi sparare alla gente se è una dimensione tascabile. Questo perché ci sono bambini tossici e dobbiamo succedere. Ah, comunque hanno bannato 96 perché continuano a farsi guardare. Cioè, se veniva lì davanti solo per quello. È difficile fare il 96 qui. Ma qui o fai finta di niente, tipo fai finta che non esistano le persone. E appunto vai a caso, ma se uno è stupido e si fa bannare. No, no, ma è stupido lui che va dalle persone per far apposta per farsi guardare. Ma guarda adesso. No, guardate adesso, sono tutti insieme, c'è nocciolina 106 e 96. Adesso guardate che prima o poi qualcuno verrà bannato. Perché è sempre così. Vabbè, 106 ha l'alibi perché ha lo stalker, però tutti gli altri no. Sì, lo so, però tipo nocciolina stava, io sono entrato nella macchina, tipo all'inizio round, perché ce l'avevo davanti. 79 è bello. E uno sotto me stava dall'inizio, proprio senza, poi non l'ho sentito andare via. Eh no, appunto, sono loro che non sanno giocare. Se non sanno fare SCP, Sì, ma questa sta a camperà. Dai, muori solo lui. Per uno strano motivo, tu non capisco cosa stia facendo lì, tutore. No, andiamo. Aspetta, io provo a uscire dal gioco, cioè da Omega e poi entro. Io adesso spawno di nuovo. Forse. Ma io
piano col computer, vaffanculo. Sì, no, ma veramente, sì. Sti considerando che durano poco, come dire, o che le centrasse a giocare poi, oppure proprio avere sfiga, semplicemente. Ricreazione? Ricreazione? Ragazzi, io direi di unirci tutti insieme e di collaborare. Non entrate in bagno, non entrate. È fail. Non si può entrare in bagno. Non potete andare in bagno, eh. Vabbè. Lo so, ma ha banato gente per molto meno, quindi cioè, per fartelo. Guardate dietro. Comunque dovresti spiegare la regola di altri, cioè. Ognuno fa quello che gli pare. Comunque Dota 9 ci sta in questa mod. È fluorescente. Almeno illumina il buio. Con il fluo. Comunque 939 stanno failando, sono tutti e due insieme. Comunque è sempre bello trovare gente che non sa giocare in RP. Perché? Oh, non lo so, non so, mi ha ucciso così a cazzo. Può essere. Però i cani stanno failando perché non possono andare insieme.
Sono morto. Vabbè, i 9-3-9 sarebbero da riportare. Esatto, sono stato il primo ad essere morto. Ma vuol dire angoli? Ma sì, no, ma tutte e due. A parte che Nocciolina e tutti e Spin non dovrebbero nemmeno essere nello stesso punto. Uno, due, li stanno guardando gli angoli, quindi. Ti dico solo che sono andato all'incrocio, stavo scappando insieme ad altri classe D dalla statua, Nocciolina. E abbiamo trovato tutti i due cani in incrociato. Io scommetto l'80% che o Nocciolina o 49 mi sta dicendo dove sono, dove la gente. Secondo me sta comunicando dove sono gli altri, così li vede, poi non lo so. Poi ovviamente... State attenti alle telecamere, guardate se si muovono, così sappiamo se stanno dove siamo. Chi è chiuso? Aspettatelo però. Vabbè. Sempre me però. Ok, non li guardo, anche se in realtà li vedevo i giz. Vero che Spooky fa ok, però anche se vedo i tizi, però se devi fare RP non puoi andare a controllare gli angoli se i tizi sono anche fermi, li vedi, cioè non vuol dire che non sai giocare. Vabbè. Adesso vi chiedo, vabbè, lasciamo parlare, non mi faccio domande perché altrimenti niente.
Classe D e B, stranamente. Si salverà? Boh. No, sì, a parte che era ban, però ha disertato. Ma sì, appunto, non ho capito. Vabbè, che facciamo? Attenzione, attenzione, facciamo attenzione, facciamo attenzione. Ma chi sta facendo fuoco? È bannabile. Questo è un fail però, eh. No, avete failato però, eh. Ma chi è che... Chi è che ha fatto fuoco? Chi è che ha fatto fuoco? No, chi è che ha fatto fuoco? No, dico di noi, c'era qualcuno che ha fatto fuoco, ma non so chi fosse. E il comandante non ha detto di far fuoco. Non so, qualcuno ha fatto fuoco, ma non so. No, ma questo qua è fail. Non posso usare tutti e tre insieme. Lo sapete che state failando, vero? Non potete essere tutti e tre insieme. Qualcuno le porti Tanud perché sta failando. Anche i cani perché sono tutti e tre insieme. Se avete voi in Discord, non so. Non avete Discord per caso? Ma io
con Spooky. No, no, ma non solo lui, tutte e tre. 163 e i cani. Se si possono riportare, li porto pure io, però non le disco. No, no, nel senso che vanno insieme, non potrebbero andare insieme. No, sì, i 99 sì. Se vogliono essere insieme possono, basta che non comunicano. Ma 163? Io ho visto 163 che seguono 39, ma adesso si erano divisi perché ha chiamato l'ascensore 1, però ho visto che venivano tutti e tre insieme da... Ma anche prima, non solo adesso. Non lo so, io ho visto così. Che era Tanud e altri. Avete fatto un video. Accelerator le 12 puntate è stupendo. Che cane è? Come cazzo si chiama? Tauro, ma non mi ricordo, ma si va sull'accelerator, un personaggio di Index, è fortissimo. E che altro ti sei visto? Quando incontra la strega, tipo quella la bambina,
Ah, ok, ok. Basta. Ship caro. Sei avanti, sei avanti. Mamma mia, l'eclissi. Sì, ragazzi, purtroppo. La seconda stagione, quella fatta in 3D. Madonna. Ah, bene. Comunque, l'eclissi. L'eclissi è il momento. Io penso che sia la cosa più triste che abbia mai visto. Però la Golden Age è bellissima. Golden Age, sì, è bello. Appunto, è bellissima tutta la stagione, diciamo, tutto quell'arco della Golden Age e il finale è traumatizzante. Sì. Comunque, cazzo, è proprio sfortunato, cioè, dalla nascita. È una storia di un uomo sfortunatissimo che è poraccio e se le becca tutte. Viene abusato da piccolo. È costretto a combattere per tutta la. Io questo ho fatto una domanda. Non può fare difficile, no, no. Oh, il Pina c'è ancora vivo. Questo è una da piccolo. Ragazzi, ma SCP. Ci ammazzano degli ex SCP. Scienziato. Lo scienziato che è morto in verità. Mi dispiace un sacco, Oddio, come siamo morti e Flix con che pose, oddio. Oh ragazzi, ho fatto amicizia con due MTF. Ho fatto amicizia. Aspetta, cosa? Ti ho fatto amicizia! Sentati lì, mi ha detto bella bro, tutto a posto, qual è bro, frate? Vieni, ti non ci conosce, vieni. Ma no, sono miei amici, figa, cazzo scappate! Ma sono miei. Perché c'è gente che se ne va? No, passamelo dopo. Il comandante se ne sta andando da solo, lo so. Comandante se ne sta andando da solo. Ma dove è il comandante?
Quindi che si fa? Fermi, 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 stai tutti fermi. Tutti vicini. Possiamo prendere la scheda magnetica dei cadaveri? No, c'è un'altra squadra. Vabbè, io direi di diffonderci un'altra squadra visto che non abbiamo nessuno. Io mi fondo un'altra squadra. Ma finché non abbiamo tutto, se vuole. No, tu sei un esperto. Andiamo. Perché è chiuso? Vabbè, non ho capito che è successo. Maresciallo, chi è maresciallo? Basta, chi è maresciallo? È il sotto le lente, dai! Maresciallo.
Maresciallo? Ci sei? Maresciallo? 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 Ma non c'è nessuno che si chiama Maresciallo? Alcuni, non tutti. Ma eri tu il maresciallo? Maresciallo? Ma chi è il maresciallo? Non ho capito. È il maresciallo! Non conosco il maresciallo. Ciao, maresciallo, ma? Cosa vuoi il maresciallo, scusa? Sì, in realtà mi rispondo a poco, sì, no, il sottotenente, sì. Ah, non lo sapevo, non lo sapevo. Lei è diplomatica. Non lo so. Aspetta, comandante, dove si trova? Ho trovato una chicca. Quindi il maresciallo era morto. Comandante, qui il tenente posso tenere questo? Questo chicca è piaciuto. Il maresciallo. Grazie. Cosa succede? Sono appena venuto. Signor maresciallo, sono andato a prendere un pochino più veloce perché non ti danno sempre da tenersi un sacco. Perciò le cose che non corpi. Ah, non ho capito cosa dobbiamo fare, sono appena venuto. Cosa dobbiamo fare? Non lo so, si è chiuso. Mo che noi solo sta facendo casino, cosa dobbiamo fare? Sì, ma tanto sto facendo casino per il primo caso. Sì, ma... Nulla. Non capisco cosa stia succedendo in questo momento. Forse non hanno capito che devono uccidere i caos, vabbè. Aspetta, devo parlare con Moonlight per una cosa che è successo, Moonlight. C'è un bot di loro che non hanno capito. Ma sono in casa, io sono un infiltrato, cazzo! Te lo devo spiegare io! Sveglia! Comunque, mi porti un po' di colpi che non ne ho. Va bene se li vado a prendere. Maresciallo. Ragazzi, pronto il fuoco. Un paio, tipo una cinquantina. Attenti dietro, attenti dietro, attenti qua dietro. Sarò dimenticato di immortalità. Vabbè, dividiamoci. Dai tu di non ucciderli, vado via io. Oh, ok. Diglielo tu, sennò mi ammazzo. Cosa sparo? No, devo sparare. Ragazzi, non mi potete ammazzare. No, non sono un disertore. Praticamente un mother si era dimenticato immortalità lui. Io lo speravo, non moriva. E io gli ho detto, però vabbè, io ho speso mezz'ora qui, adesso poi mi hanno già raggiunto. Quindi io mi sono messo in contatto con l'altro ragazzo dicendogli io ti lascio stare, tu mi lasci stare, me ne vado via, buona. Va bene, allora tu scendi di sotto e noi andiamo nell'ascensore, ciao, vado. Sì, c'è ancora andata. Andiamo sotto. Quante squadre sono morte in TF? Quante squadre? Sì. Ma che cazzo? Aspetta, sono un po' da MTF. Come da MTF?
Niente. Recuperiamo munizioni, che sono sacco. Ho sprecato una cifra. Perdi un cibacco, però quanto è bello. Lavanda, perdi un cibacco. Vabbè. Maresciallo. 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 Dov'è il maresciallo? Maresciallo. Dove andava il maresciallo? Il maresciallo sta bene. Maresciallo. Brigadiere. Maresciallo. Maresciallo. Sì, maresciallo. Brigadiere. Maresciallo. Maresciallo è qui. Maresciallo. 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 Marcello. Ma è vero, Marcello. Jimmy Jones, se sei qui batti un colpo. Marcello, ragazzi, dove è Marcello? Ma Marcello, Marcello. Marcello. Brigadiere. Marcello. Ma io stavo dormendo, non lo so. Cosa c'è qua sotto? Questa caramella... Scusa, io vorrei uscire di qua. No, cosa... Non so dove andare, non lo so. Ma è impossibile.
camminate piano, camminate piano. Non parlate. Si è aperto, cioè, si è aperto di, le porte di Torino. C'è un qualcos'altro che si muove là. Tutti ce l'hanno. È una cosa di... Sono in classi normali, però. Una volta che passano, quindi ritornano normali. Raga, ma speriamo non fanno merge aggiornamenti a Natale. Ma siamo fornizi. Ma non ho capito, la foto della Symptom di Steam, quello di... Ok, sono svolto. No, ma in generale, cioè, non dovrebbe. Vabbè, di 4. Sì. Vieni a temere il portare qui. Una seconda. Va bene. Delle squadre. Le vie che dobbiamo prima capire.
Andiamo bene. In gruppo? Io in G, capisci? Allora passo deciso e andiamo. Sì, sì, andiamo. Fase. Una volta entrati tutti verso il muro. Tutti verso il muro. Siate tutti per cortesia. Prendiamo. Va bene, ma che pareva che qualcuno chiudeva. Vogliamo il tuccio? No, ora basta. Merda, non ho fatto in tempo a prendere la granata. Ma perché non li vedono? Perché sta all'angolo. Perché? Perché stanno nell'angolino. Ah. Comandante, no? Come ho detto, ho vinto e li ho tutti accoppati e sono stato accoppato. Siamo stati tutti accoppati, maestro. Sì, certo. Vabbè, almeno siamo morti con onore. Più o meno. Io sono morto per colpa della granata del maresciallo. Sì, ma sono molto più che sa come funzionava. Maresciallo. Non siete voi due. Maresciallo. Dica. Guarda, io vi consiglio di aspettare. Aspettate, ci sono anche altri sopra. Maresciallo. Alcuni sono sopravvissuti, aspettiamo. Veloce.
Vabbè, io devo andare a dormire, ciao bello. Allora, sì, venga con me, venga. C'è la radio? Cosa fa? Tu c'hai la radio? No, non ce l'ho. Allora, niente. Cosa, scusa? Va bene, accetto la conferma. Molto bene. Ti posso dare questo piccolo cambio della pace? Che effetto ha intendo dare? Non lo so, sto sentendo vibrare da sopra. Non un effetto ricreativo. Non mi sto da che rispondo. Penso di sì, non lo so, lo usa mia nonna. Se ne tenga, la ringrazio. Va bene, la ringrazio. Maresciallo? Comandante, ho bisogno del comandante. Comandante, grazie. Sì, sono io. Tutto il muro. Abbiamo catturato un caos, l'abbiamo fatto diventare uno dei nostri e altri caos ci stanno... Cosa? State il muro intanto. State il muro intanto. Ok. Chi mi sta parlando? Vabbè. Adesso tu, mi raccomando, come da procedura, come da procedura, mi raccomando, terminate gli SCP ostili che tenteranno di attaccarci. Mi raccomando, poi... se troviamo di classe D, arrestiamoli. Cosa? Dimmi. Dimmi. Squadra Oscar 16. Praticamente siamo con la mia squadra, siamo scesi giù e ci sono i caos delle persone verdi vestite di verdi che sparano a vista. Ma chi te se incula? E dov'è la tua squadra? Calmatevi. Allora, il tuo squadra è Oscar 16. Sai se c'è qualcuno vivo o morto? Ok, allora per il momento resta con noi. Se trovi qualcuno della tua squadra, cerca di raggrupparlo. Ripeto, ci sono questi tizi vestiti di verde ostili. Non ho sparato a vista. Ok, allora mi raccomando, se trovate questi tizi ostili che sparano a vista, avete il permesso di sparare a vista anche voi. Se fate fuoco, non fatevi fuoco tra di voi, ma cercate di fare una formazione. E con il caos, se sparano a vista, li spariamo. Se i caos vogliono cooperare, allora tenteremo di cooperare, altrimenti li uccideremo. Ma non credo, perché prima un caos mi ha visto senza neanche parlare, mi ha sparato. E allora niente, allora tenteremo di terminarli. Tutto chiaro? Non saltare. Ho visto qualcuno che saltava. Il pompiere va ora non.
Non la chiudete l'ascensore, aspettate tutti, eh. Entrate tutti in ascensore. Possiamo entrare. Entra, vieni qua, ehi. Fermi tutti, stiamo insieme, fermi tutti, stiamo insieme. Con F. Con F. Ho detto fermi, perché state andando? Venite qua. Ok, due davanti. Due davanti che mi coprono, che stiano nelle vicinanze. Non sparpagliatevi, state in gruppo. Lasciate perdere questo coso qua, andiamo via. Siamo insieme. Se sapete dove sta Libby, andate. Ok. Mi raccomando, tutti informazione, non sparpagliatevi, che poi se siete da soli è peggio. Se trovate oggetti SCP, dateli a me. Attenti a questi. Uno alla volta. Dove siete tutti? Cos'è? Venga. Non lo vedo. Mi copra lei. Bene, potevamo parlare. Niente. Torniamo indietro. Mi serve la squadra. Andiamo di qua. Aspetta un attimo, devo trovare la mia squadra. Ma io sono della Quebec qua. Non sono della tua Juliet, non sei. Juliet 6, mi ricevete? Sono il vostro comandante. Se
siete persi, tornate al checkpoint. Io sono al checkpoint. Se qualcuno mi riceve, va. Ehi, che volete voi? Vi prego, non fate mosse strane perché siete circondati. Non siete. Non siamo solo noi. Quindi se sparerete causerete un conflitto molto molto grande. Hanno degli occhi dei luminosi che non parlano, siamo degli spiriti, non sono delle persone. Non siamo spiriti, tranquillo. Un vostro compagno ha tentato di fare l'eroe e ha fatto una brutta fine. Allora, noi non vogliamo avere un conflitto con voi, però lui non voleva cooperare e ci sperava. Accento veneto proprio. Voglio capire chi ha iniziato il conflitto. Chi ha iniziato il conflitto? Carlini, hai sparato tu per caso? Cose strane. Facendo un video, bravo. Ah, scusa. Volevo solo 13. Disse quello che uscisi una rete. Povero il cadetto di prima. Ma perché avete visto il caos? Perché hanno sparato a vista? Perché altri dei vostri MTF hanno sparato a noi. Ma se noi eravamo in loro. Anche oggi si fa l'SCP domani. Qualcuno mi sente? Ho sentito il checkpoint aprire, sì, non so. Forse ero tu. No, forse ero io. No, che cazzo dico, scusa. Non so se era da questa parte o dall'altra parte. Tu sei arrivato dal checkpoint? Come? Sei arrivato dal checkpoint oppure sei arrivato da una stanza? Io sono arrivato da qua, davanti a me. Io ho sentito da questo angolo qui il checkpoint, quindi o da quella parte o di qua. Si era aperto, quindi non so.
andiamo piano, magari ci sono qualcosa di strano, non so, facciamo piano comunque. Come si shift? Cioè come si fa alt dove con C, con C. Con C. Non lo so. No, di qua siamo arrivati, allora dentro. Sì. No, non so quando è morto. È stato morso da qualcosa, quindi c'è qualcosa che non lo so. Cerchiamo, prendi. Io gli prendo la flash, magari non si sa mai. Facciamo attenzione. Aspetta. Vuoi che aspettiamo la squadra speciale? Tutto andiamo. Squadra speciale, mi ricevete, passo? Squadra speciale, mi ricevete, passo? Se qualcuno mi riceve, mi risponda.
Sono perso. Oh, salve. Salve, un mio collega è morto. Oh no, sento un rumore strano. Venga qui, venga, venga qui. Nel caso appare, se rompe quando entro scappiamo su, eh. Che stiamo aspettando. Ma un'altra squadra speciale, ma è appena arrivata un'altra squadra. Non l'ho visto, io ho visto un altro SCP che ha fatto prenderli. Mi sembra una specie di canide, adesso non so di preciso. Salve. Con lavoro e vedete cosa
Ah, comunque, comandante, cioè, il mio collega è stato fatto a Brandelli da mi sembra 939. Io ho visto solamente uno dei due esemplari 939 e ha fatto praticamente a Brandelli il mio collega. E poi ho sentito una specie di pianto, ma penso che sia 96. E non lo so, noi eravamo all'entrance e neanche il tempo di entrare nella IV è tutto questo. Ma mi sembra che uno dei due 939 mi sembra di aver sentito che è stato ucciso da una decontaminazione. Mi sembra di aver sentito così. Arrenderli. Come? Io sto dicendo torna indietro. Poi io ti sto dicendo vabbè, lascia andare. No, io sono tornato indietro, non ti ho più visto. Oh no, sento qualcosa del 96, attenzione. Guardate il pavimento, c'è 96, c'è 196. Guardate il pavimento, guardate il pavimento, c'è 96, guardate il pavimento. Guardate giù, guardate giù, guardate giù. Chi è che ha sparato? Ho le flashbang in casa. No, chi è che l'ha fatto? Chi è che l'ha fatto? Fadang, mi sa Fadang, è stato Fadang. Ah no, Rydek. Tu l'hai lanciato. Vabbè, facciamo sto briefing veloce però. Vai. Sarà per... No,
scusate. Oddio. Ma che vabbè. Comunque sei veramente come Fele. Ci sarò anch'io. Vorrei dire allo 096 di andarsene perché noi facciamo Mance. Bella imitazione però, eh. A parte che Fail e stanno insieme. Stanno failando, stanno insieme. Allora se parliamo con l'altro non si sente. Comunque sta failando perché vuole farsi guardare. Diglielo. Stai failando comunque. Ma tanto è un failer, cioè. Sta failando, anche se sta qua vuol dire che sta failando. Dovresti riportarlo. Lo riportiamo. Se ne va solo se ci riportiamo, se no non se ne andava. Di che lo riportiamo.
guarda, guardate intorno qua, eh. Guardate intorno qua. Ma che cosa? Ma cioè noi stavamo aspettando l'ascensore, no, per... allora stavo uscendo, allora io stavo uscendo, c'era il comandante che ha detto di uscire, poi c'era il 96 e qualcuno l'ha guardato, io stavo andando verso l'ascensore, poi si è chiuso l'ascensore e c'era qualcun altro, perché c'era lo 096 che camperava. Ma perché il comandante, perché il comandante non è entrato nell'ascensore? Ma c'era, ma no, io stavo proprio entrando, poi stavo visto che stava, quindi no, io a terra così. Ma non ho capito la cosa dell'ascensore, perché lui era vicino a me. No. Chi c'è? C'è nocciolina. Ah, comunque stavano failando. Bisogna riportarli perché stavano failando. E 96 si vuole farsi guardare da posto. Comunque è riportato 96 perché si vuole far guardare a posto. Nell'ascensore. No, perché l'hai fatto? Sono ancora vivi comunque. Spero che si siano salvati. Sì, no. Aspetta. Saranno sicuramente salvati. Vivi. Entra. Vai, attiva. C'è la macro qua. No, qua non è la macro. Vivere poter 96. Vivere portare 96. Vabbè. Comunque non potete andare insieme, se è fail, lo sapete.
No, a parte che non possono andare insieme perché sono due SCP, però appunto è la terza volta che vengono qua sotto. Cioè, io non capisco, cioè, viene coso e 96 insieme. Poi 96 viene apposta per farsi guardare. Io è la terza volta che sto cercando di riportarli, Qualcuno ancora non spawnato per caso?
Ah, se sono solo le due. Vabbè, vai il muro. Ah, non sei. Non sei. Ah, presto sparato da solo? Ah. Cazzo ragazzi, mi sono 96 sciolini punto e basta. Va bene, va bene. No, comunque se. Ok. No, comunque per cosa fuori RP se dobbiamo riportare io sto sui live comunque, quindi se si vede tutto più o meno. Cioè in teoria non si vede, però se loro se si sente che vengono sempre tipo all'intercom solo per farsi guardare insieme così. Ok. Però se riportate voi che avete il Discord, quindi non so. Sì, sì, ma penso che magari già l'hanno fatto qualcuno. Ok, ok. Allora guardatemi poi. Sì, sì, ho visto prima quelli là. Oh, salve. C'eri anche tu con me prima di qualcosa fuori RP, che c'erano loro due che venivano insieme. Sì, erano effettivamente fuori RP. Ma poi anche se, anche prima che c'era un'altra squadra, che c'era più gente prima, e venivano sempre lì, 96 veniva sempre a far guardare. Sì, ma più che altro stanno là, cioè magari io non c'ho, io non andavo di là e poi tornavo a dire. Ragazzi, ho perso tutta la mia squadra. Ma quante squadre ci sono, scusate, cioè? Ok, andiamo. Bravo 17. Cosa? Ok, io c'ho i video, cioè. Io sto in live, cioè. Io sto in live, nel senso, non so chi era che c'era, mi sembra Ray qualcosa. Raidek. Io comunque sto in live, quindi si vede anche dalla live. Magari. Oh, sotto, attenzione. Ma lui può chiudere le porte, nocciolina? Perché se non può chiudere le porte vuol dire che sta filando. Sento puzza di 96. Comunque ha schivato la granata, scende. C'è uno sciolino di là. È caduto e sta ritornando. Oh, attenzione. Va bene, attenzione che si scende da qualcuno. 96. Giù. Merda, non guardatelo. Guardate in basso. Guarda che scrive proiettili.
Guarda che sta scrivendo tutto. Guarda che ha scrivato i proiettili di 96, eh. Guarda che scrive, guarda che scriva tutti i proiettili. Allora, se fa spawn kill, reportatelo subito. Se fa spawn kill, guarda. Guarda. Questo è mega fail, reportate tutte e due. Reportateli. Reportate tutte e due perché ha fatto spawn kill. Volevano fare spawn kill, reportateli. Sì, però c'è, cioè, giocare così no, eh. No, comunque giocare in quel modo non si può veramente. Giocare così veramente. Scusami, cioè io vi facevo spaventare, poi sei 0,96, che cazzo è? Sì. Ho capito, ma se no, facevate di continuo fail RP. Ma non stavo giocando assieme, non ci siamo neanche parlati. Alla fine ci siamo trovati. 96 si faceva guardare ogni Cristo di momento. Poi tu uccidevi ogni persona che ti incontrava, senza attivo. Anche se non ti guardava, e voi due facevate anche. Posso dire lui? Buongiorno. Perché sei uscito? Come sei uscito? Ma così per prendere un po' d'aria. Fermo. Che cavolo, però dai un po' di. Almeno quella gialla. Aspetta. Attento, c'è qualcuno che sta arrivando qua. Deve essere delle guardie o può essere anche qualcosa di anomalo. Siamo piano. Non fare nessun passo. Capito, piano, vai, andiamo piano. Vabbè, se vuoi fidare, fallo. Fate, lasciate lì la cazzo. È lì. Ah, grazie. Attento. Seguo.
Niente. Dimensione tascabile. Oh, raga. Cosa? Il classe D è cosa attraverso una parete? Potrei è andato nella dimensione tascabile. Ah, ok, posso, adesso non scemo io. Oh, ma il classe D è andato nella dimensione tascabile. Anche a me me l'ha fatto. Perché? Non lo so. Vabbè, da quanto tempo sto girando, ancora boh, io direi che posso passare così. Allora, al solito direi che faccio tutto, quando vi ricordo che c'è sempre Discord per tutti, quindi se volete vedervi siete benvenuti, mi raccomando tenete d'occhio anche YouTube se poi caricherò il VOD delle prossime live. E niente, se volete vedermi anche su Instagram c'è la pagina. E se volete la facciamo crescere e niente di tutto, quindi ci vediamo domani con qualcos'altro. Io mi tiro, sono anche abbastanza tirato questa sera, quindi buonanotte e ci vediamo domani 22:30. Bella.